Allora, parliamo della crisi di giunta. Lei, vice sindaco, insomma, è stato anche incaricato, come sappiamo, eh, della delega, della questione dei bandi, la sta portando avanti. Insomma, diverse le sollecitazioni, le osservazioni anche da parte di esterni che la vedono impegnata seriamente in questo ruolo. Eh, però quale futuro si può prospettare per la giunta? Insomma, i tempi stringono oppure no? Ma diciamo che per quanto riguarda la questione della giunta, che è una questione più politica deve essere distinta dalla questione amministrativa dei bandi, ho letto da qualche parte che si dice si rischia di perdere i bandi, non si rischia di perdere niente perché sono due questioni completamente slegate, da un punto di vista amministrativo stiamo andando avanti con gli uffici anche coinvolgendo forze politiche dell'opposizione perché su progetti importanti come quelli del PNRR non sono scelte che devono essere derivanti dalla volontà di Giacomo Moscarola o di Claudio Coradino, ma devono essere una cosa indipendente quindi da tutta la città quindi, che è rappresentata ovviamente dai consiglieri quindi ad esempio sui bandi delle scuole, tutti i consiglieri comunali sono stati delle commissioni relative, sono stati interessati e proprio questa mattina si stanno facendo dei sopralluoghi in varie scuole per far vedere quello che vogliamo portare avanti, quindi è una condivisione generale. Da un punto di vista politico c'è questa crisi che va avanti ormai da mesi e io fortunatamente non me ne occupo perché al Comune di Biella sono stato eletto per fare amministrazione. I politici facciano la politica ma secondo me le cose devono essere ben separate perché la città di Biella ha bisogno di amministrazione e non di politica. Però inevitabilmente ovviamente le due cose si fondono per arrivare eh, insomma, a questo accordo però ci sarà... Questo sì perché ovviamente Fratelli d'Italia sono una parte fondamentale della nostra maggioranza perché abbiamo vinto grazie a loro, andiamo d'accordo perché tutte le delibere sono sempre state votate, ci portano dei suggerimenti come giusto che sia e ora è il momento è arrivato di ricomporre questa frattura perché come ho detto prima non va a pregiudicare l'andamento della questione amministrativa dei bandi eccetera, però anche da un punto di vista politico si deve avere un'unione, una condivisione di idee, quindi io spero che i segretari di partito riescano a trovare un accordo. E perché noi siamo qui che stiamo lavorando, ma avere una spinta in più con l'ausilio dei fratelli che al momento non sono, non sono rappresentanti in giunta è giusto che ci possano portare i loro rappresentanti per dare un'ulteriore spinta propulsiva all'andamento della giunta.